come individuare i problemi del tuo business o di un'attività tramite l'analisi dei dati. Uno dei problemi principali che ha la maggior parte degli imprenditori è di non avere una visione completa del proprio business e di conseguenza non si accorge quali sono i problemi che, una volta risolti, potrebbero effettivamente portare una grossa accelerazione alla loro attività. A me piace fare questo esempio perché diciamo che le aziende italiane, spesso che sono molto piccoline, a volte composte da una singola persona, ovvero il libero professionista, ha alcuni problemi che sono agli occhi, diciamo, di chi è fuori molto banali, molto semplici, ma che una volta sistemati effettivamente possono portare risultati enormi. E io faccio spesso questo paragone, ovvero considero il business come un'automobile. Immagina di avere un'automobile che tutto sommato funziona bene, però ha le ruote bucate, tutte e quattro le ruote bucate. Ti rendi conto che in una situazione del genere l'azione più ovvia da fare sia quella di gonfiare le ruote. Una volta fatto questo, la tua macchina sarà in grado di andare senza alcun tipo di problema e compiere diversi chilometri. Al contrario, se la stessa macchina ha le ruote bucate, ha la frizione che non funziona, quindi non riesce a cambiare marcia, ha il volante che non è mezzo rotto, non sterza, insomma ha una serie di problemi, non è più sufficiente gonfiare solo le ruote per ottenere dei risultati, ma è necessario sistemare tanti piccoli problemi. E questo è esattamente ciò che dovresti fare con la tua attività, quindi individuare quali sono i problemi e iniziare a mettere, diciamo, delle pezze, se così vogliamo dire. E in base alla tua situazione potresti trovarti nella, diciamo, situazione fortunata in cui hai solo le ruote sgonfie, ovvero hai solo un problema, e una volta sistemato quello, il tuo business può prendere veramente il volo. In alcuni casi i problemi sono di più ed è importante correggerli tutti. Vediamo quali sono questi problemi. Punto numero uno: non hai un sistema di acquisizione clienti. Questo, diciamo, che è il problema principale che affronta la maggior parte delle aziende. Purtroppo oggi si tende a fare come si faceva decenni fa, ovvero che i clienti arrivino da noi. Il problema è che oggi non è più così. Il mercato è cambiato, il mondo è cambiato, chiunque ha una sfilza di concorrenti enorme, sia nella propria zona, sia su internet, quindi diciamo che i competitor sono in tutto il mondo, grazie a sistemi come Amazon, con un click puoi comprare dall'altra parte del mondo la stessa cosa che magari hai il negozietto sotto casa, quindi la concorrenza è veramente spietata. Di conseguenza, se vogliamo sopravvivere e crescere nel mercato di oggi, dobbiamo necessariamente avere un sistema di acquisizione clienti funzionante. Per scoprire se ce l'hai, se funziona oppure no, è sufficiente guardare quanti nuovi clienti ti arrivano ogni mese e cercare di fare un'analisi nei mesi precedenti. Quindi, questo mese quanti nuovi clienti ti sono arrivati? 3, 4, 100, ovviamente dipende dal business, però se hai la possibilità di analizzare questi dati, e devi avere la possibilità, inizierai ad avere, diciamo, una fotografia di questo aspetto della tua azienda. Quindi guarda quanti clienti nuovi hai avuto oggi, quanti clienti nuovi il mese scorso, quanti clienti nuovi il mese prima e così via, e inizi a farti un'idea di quello che potrebbe essere il futuro della tua azienda. Perché se tu mediamente hai 100 nuovi clienti ogni mese, perfetto, puoi, tra virgolette, stare tranquillo che il mese prossimo avrai ancora nuovi 100 clienti. Se però questi clienti, che possono essere 100, può essere 1, può essere 4, non è sufficiente, devi iniziare a creare un sistema che ti porti nuovi clienti in maniera, diciamo, continuativa e più frequente, più forte. Quindi devi necessariamente lavorare sotto questo aspetto. Quindi problema numero uno: scopri quanti nuovi clienti hai ogni mese. Punto numero due: se il tuo business è un minimo ricorrente, ovvero se i clienti che vengono da te una volta possono tornare nuovamente, come un ristorante, una palestra, un fisioterapista, quell'attività dove il cliente una volta venuto da noi si spera che ritorni in maniera frequente. Perfetto. Quante volte tornano queste persone? Quindi tu il mese scorso hai scoperto che hai fatto 100 nuovi clienti. Benissimo. Il mese dopo, magari due mesi dopo, quindi vai a vedere i dati del mese precedente, quante di queste persone sono tornate? Perché se questo valore è troppo basso rispetto al numero dei nuovi clienti, significa che c'è un problema. Quindi le persone che sono venute da te o non si sono trovate bene, quindi sono rimaste deluse, oppure c'è un qualche altro motivo che devi necessariamente individuare. Per cui, elemento numero due, scopri quante persone tornano da te rispetto ai nuovi clienti che fai ogni mese. Questo è un dato fondamentale, perché sistemare questo secondo passaggio può farti crescere il business a livelli veramente smisurati. E a volte basta veramente poco per aumentare questa percentuale. Quindi se il mese scorso sono venuti 100 nuovi clienti e questo mese ne sono venuti solo 3, ok, cerchiamo di risolvere questo problema, diciamo di gonfiare le ruote, mantenendo la metafora della macchina, perché una volta sistemato, veramente prendere un'accelerata esagerata. Punto numero 3. Devi capire da dove stai effettivamente guadagnando. Qui diciamo che entriamo in un tema abbastanza profondo e complesso, ovvero tutto ciò che riguarda il prezzo di vendita, prodotti e via dicendo. Qual è il punto però? Che indipendentemente dal business che hai, è molto probabile che tu abbia diversi prodotti, diversi servizi o comunque diverse offerte, per le quali in ognuna margini in maniera diversa.
E qui è importante conoscere un pochino i propri numeri e capire cosa dovresti vendere, capire da dove effettivamente stai guadagnando e, come succede purtroppo spesso, se ci sono dei prodotti che in realtà pensi ti stiano facendo guadagnare, ma in realtà non è così, anzi, più vendi questi prodotti e più ci rimetti, perché il prezzo di vendita è troppo basso rispetto al tempo che dedichi per erogare questo prodotto o servizio. Questo a volte si prende sotto gamba, ma la maggior parte delle persone che si fa fare un'analisi di gestione o comunque inizia ad analizzare i propri dati in maniera più approfondita scopre questo problema, quindi non sottovalutarlo. Da qui, una volta individuato qual è l'elemento che ti fa guadagnare di più, dovresti concentrare le tue energie per cercare di vendere quei prodotti, perché sono quelli che veramente ti permettono di crescere, di guadagnare e di, diciamo, sviluppare tutta la tua attività. E questo punto si lega poi ai due passaggi precedenti, quindi dovresti trovare dei clienti che vogliono o hanno bisogno di acquistare il prodotto che ti fa realmente guadagnare. Questo, ripeto, è sottovalutato ma assolutamente essenziale. Punto numero 4, la fase di post vendita. Quindi cosa succede dopo che un cliente è venuto da noi? Questo si lega al secondo aspetto, quindi alla frequenza di ritorno dei clienti. Perché la maggior parte delle aziende italiane, e ne ho parlato veramente un'infinità nelle pillole, dopo che un cliente ha effettuato l'acquisto, tanti saluti e non si fa più viva. Ed è veramente un problema. Al contrario, se riesci a seguire il cliente, a farlo sentire coccolato, a fargli sentire che tiene a lui, fargli sapere che se ha bisogno sei sempre a disposizione, in alcuni casi mandargli offerte, mandargli delle proposte, insomma invitarlo a tornare, aumenta significativamente la ricorrenza dei tuoi clienti, quindi aumenta in modo molto forte la frequenza con cui le persone tornano da te. Inizia a lavorare sotto questi quattro aspetti, inizia ad analizzare questi dati e individuerai immediatamente quali sono i problemi. Non riesci a trovare nuovi clienti, o non hai un sistema di acquisizione, o quello che hai non funziona. Perfetto, sai che devi correggere questo problema, quindi sai dove dedicare le tue energie. Una volta sistemato questo, passerai al secondo problema. Anche quello effettivamente ha dei numeri che non ti soddisfano, oppure ok, se ok passi al passaggio successivo e così via. Una volta sistemati tutti questi quattro passaggi, che sono veramente l'ABC, sono la base, il tuo business prenderà veramente una velocità impressionante, quindi non sottovalutare questi aspetti, inizia ad analizzare i tuoi dati e fai crescere il tuo business come merita. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, mi raccomando, fai questo esercizio, poniti queste domande e inizia a fare questa piccola analisi. È molto semplice, ripeto, è come fare un'analisi a un'auto. Te ne accorgi subito se una macchina ha le ruote sgonfie o il motore che non si accende o ha finito la benzina. Perfetto, tu devi fare la stessa cosa con la tua azienda. Sono, diciamo, numeri, che dati comunque, che puoi trovare in maniera molto veloce, quasi a colpo d'occhio, e una volta individuati i problemi, ti ripeto, correggili, perché la tua auto appunto prenderà veramente grandissima velocità. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!